Alla vigilia dell'udienza delle sezioni riunite della Corte dei Conti sul ricorso presentato dall'amministrazione verso il diniego al piano di riequilibrio, il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato a maggioranza il rendiconto di bilancio 2013. Contrari i gruppi di Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Ricostruzione Democratica, PD e i consiglieri Luigi Esposito del gruppo Misto e Vittorio Vasquez di Federazione della Sinistra, astenuto Ciro Borriello di SEL, mentre non ha partecipato al voto il gruppo di Fratelli d'Italia. Un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco De Magistris e dall'assessore Salvatore Palma, che testimonia hanno sottolineato la diminuzione del disavanzo dagli 850 milioni del 2011 a 702 milioni. Siamo contenti perché è un'azione strutturale che non si poggia su operazioni straordinarie e spot, ma è tutto bilancio comunale. L'aver ridotto il piano di dismissione immobiliare il primo anno non solo ci ha consentito di fare un'azione prudenziale, tenuto conto che l'internalizzazione nella nostra partecipata avrebbe scontato chiaramente lo start-up della riorganizzazione di questo servizio, ma ci ha consentito anche di verificare con mano e toccare con mano che l'azione strutturale di correzione dell'azione amministrativa è reale ed è non legata a fatti episodici come può essere appunto un piano di dismissione immobiliare. Il rendiconto approvato in giunta ad aprile e votato oggi dall'Aula era stato già trasferito alle sezioni riunite e diventa così un documento definitivo su cui la Corte dei Conti potrà valutare le azioni di risanamento messe in campo dal Comune. Sono molto soddisfatto perché è stato approvato oggi, appunto il giorno prima della decisione della Corte, la maggioranza ha tenuto e soprattutto è un buon bilancio, un buon rendiconto, perché c'è una diminuzione del disavanzo, un aumento dell'avanzo, si va esattamente nella direzione indicata dalla Corte, la riduzione delle spese, i fitti passivi. Comincia a essere un comune virtuoso in un contesto dato molto molto complicato. Siamo fiduciosi nella decisione della Corte, ma comunque il dissesto è scongiurato, perché anche alla luce delle modifiche normative in corso di approvazione in Parlamento ci fanno comunque ben sperare che il nostro lavoro sta trovando apprezzamento nelle istituzioni. Abbiamo voluto fortemente velocizzare l'approvazione di questo importante documento, che è il primo anno del piano di riequilibrio, e come immaginavamo, insomma, conferma le nostre aspettative. Quindi siamo sulla correzione strutturale dell'azione amministrativa e quindi verso il risanamento.